osservato i ragazzi, ci sono stati sguardi molto coinvolti in questo discorso. Volevo solo esprimere una sensazione, insomma, piacevole, che si ricollega un po' al discorso iniziale sulla difficoltà del diritto, no? Che, di viverlo come una cosa che riguarda tutti noi, e un po' anche sull'intervento di Amici, che ci ha detto è un passo di una norma. Spesso le norme sembrano scritte solo per gli addetti ai lavori, però forse questa stagione della trasparenza anche attraverso i siti, l'informatica, la richiesta di informazioni, l'accesso generalizzato potrà anche aiutare l'amministrazione in questo. L'avvocato Laudani è anche una, come ha detto, forma anche gli operatori della regione in questo senso, a cambiare il linguaggio, il modo di porsi verso l'utenza, verso i cittadini, in maniera tale che i nostri atti, tutto quello che diciamo, fa l'amministrazione, sia più comprensibile e quindi veramente si instauri un dialogo proficuo per entrambi, appunto, in questa logica di relazione bellissima che ringraziamo l'avvocato Laudani di averci trasferito. Ringrazio anche l'amministrazione comunale che ci ha ospitato, le scuole, e passo ecco la parola per i saluti al segretario del Comune di Pesaro. Arrivato alla fine perché ho fatto giunta, quindi ho lavorato, no, il comune, sapete come è organizzato? Quali sono gli organi del comune? Sindaco, giunta e consiglio comunale. Stamattina, ieri ho lavorato nel consiglio comunale, vedo un consigliere che saluto, e oggi ho lavorato con la giunta ed era presente anche il sindaco, quindi la trasparenza, avete parlato di trasparenza, no? La trasparenza passa anche dalla conoscenza. Conoscere ci rende consapevoli se chi deve rendere pubblico un dato lo rende vero e chiaro. Un'altra domanda, adesso voglio dire due cose, perché mi riallaccio al discorso dell'avvocato. Avete capito che c'è una differenza tra pubblicità e trasparenza? Qual è? Spesso si dice che c'è la trasparenza e la pubblicità, sono la stessa cosa, secondo voi? Qualcuno vuole rispondere? Vuoi rispondere tu? Oppure rispondo io se sei prima, di la tua, vedo che sei. Allora, la differenza è questa, in fondo poi mi allaccio l'ultima cosa che ho sentito. Un atto è pubblico quando è reso leggibile, visibile, intelligibile, no? Ma non è detto che sia trasparente. Quindi un atto trasparente è un atto che si può comprendere. Quando io c'è questo video di mettere tutto online, no? Mettiamo tutto online e quindi siamo sicuri che siamo trasparenti. Mica è vero. Tanti dati, troppi dati. E non sempre abbiamo il giusto modo di dire le cose. Quando vediamo norme contorte, difficili, rendiamo un atto pubblico ma non trasparente. Lo trasparente significa che l'atto non solo lo puoi vedere, ma lo puoi comprendere. Ecco, questo è una cosa che avevo piacere, voi siete il futuro, siete ragazzi e cittadini, e la futura spina dorsale di questo paese, per cui non è detto che un atto, un provvedimento, un'informazione, solo perché l'avete letta, sia un'informazione vera e chiara. L'informazione deve essere vera, quindi dovete conoscere le regole. Quali sono le regole? Quali sono i livelli del comune? Chi sono? Quali sono le regole in cui viviamo? E questa è una sostanza. Nel frattempo questa regola la dobbiamo poter leggere, quindi cosa possiamo chiedere alle istituzioni? Di essere chiari in ciò che ci fanno conoscere, quindi non mettere mille dati,
forse voi adesso non so se rimarrete oppure tornerete in classe o a casa, tra i prossimi relatori c'è qualcuno che ci spiegherà l'abuso della trasparenza, anzi l'abuso della pubblicità, perché mettere dati oppure chiedere tantissimi dati a che serve? Quindi io vi darei tre regole per una chiave di lettura di rapporti quotidiani. Cosa chiediamo alle istituzioni? Chiediamo di dare notizie vere o verosimili, no? O verosimili, e che queste notizie siano anche trasmesse in un modo che sia leggibile, comprensibile per chiunque. Io dico sempre, quando leggo qualche cosa che chiunque può comprendere, no? Non è un'offesa all'intelligenza, anzi è la capacità di rendere semplici le cose che comunichiamo tra di noi. Quindi la trasparenza è un valore in quanto vero e in quanto leggibile, comprensibile. Comunque un saluto, spero che sia stata una giornata proficua e che insomma vi possa rimanere il significato, l'importanza di saper leggere le cose, di saper leggere le cose e della chiarezza della giuridicità, cioè ciò che viene espresso deve essere chiaro. Grazie. Volevo ringraziare della vostra partecipazione e concludere con riferimenti alle domande che sono state fatte. Io credo che uno sforzo maggiore lo debbano fare le pubbliche amministrazioni. Abbiamo delle leggi che purtroppo non sono state rispettate adeguatamente. Gli strumenti per comunicare con il cittadino, per informare questi temi, sono le giornate della trasparenza. La delibera Civit 105 del 2010 prevedeva già all'epoca di fare i piani della trasparenza e dell'integrità, perché queste norme risalgono al decreto legislativo 150 del 2009, il decreto Brunetta, quindi siamo nel 2010, sono passati quanti anni? 8 anni. L'obbligo per ogni ente locale, pubblica amministrazione, di fare le giornate della trasparenza. Noi dobbiamo diffidare le pubbliche amministrazioni dal nostro tavolo, l'abbiamo fatto per fare delle giornate, per fare dei convegni, dibattiti, come raccomandava la CIVIT e la Commissione Indipendenza, Valutazione e Trasparenza nella pubblica amministrazione. Esiste prima del 2012, esiste dal 2010, raccomandava già le pubbliche amministrazioni di fare convegni, dibattiti, perché sapeva che se il cittadino non viene informato, non viene istruito, il progetto fallisce. Poi c'è un altro tema importante, le carte dei servizi. La domanda che ha fatto lei è giustissima, l'uguaglianza. Il legislatore ci ha pensato nel 1994 ed era una norma che prevedeva delle sanzioni amministrative e disciplinari nei confronti di direttori generali, dirigenti che non la rispettavano, l'obbligo di fare le carte dei servizi. Ogni pubblica amministrazione, ci sono delle norme che non sono rispettate, noi dobbiamo fare delle diffide all'ASOMAR, dobbiamo fare delle diffide ai comuni per far osservare queste norme. La carta dei servizi sociali esiste dal 2000 e purtroppo molti comuni non ce l'hanno ancora, quindi bisogna attivarsi e controllare perché vengono osservate queste norme. Delle carte dei servizi è fatta apposta per dare dei parametri standard a tutti, poveri, disabili o ignoranti. Ognuno deve sapere qual è il servizio che svolge l'amministrazione. Se voi andate sul sito dell'ASOMAR che vedete in amministrazione trasparente c'è una voce qualità dei servizi, andate a vedere se ci sono le carte dei servizi con gli standard. Non ci sono. Scusate Fabio, basta. Grazie. La nostra radio è iniziata la mattinata con lo stimolo, lo speriamo che è consultivo, di dare un giudizio positivo. Ecco, io non mi permetto di darlo per conto vostro, ma come operatore della pubblica amministrazione, prima ancora che come cittadino, volevo ringraziare l'avvocato, adesso non la vedo, comunque per la testimonianza concreta, passionale con cui si è espressa questa mattina. Spero che le stesse cose, gli stessi stimoli siano arrivati anche a voi. Però vi volevo anche ringraziare per la compostezza e anche per l'attenzione che avete avuto in queste due ore che siete stati insieme. Vi posso garantire che non è facile per i ragazzi di 15-16 anni avere questa attenzione, per cui ringrazio voi, i vostri insegnanti, e spero, ripeto, che questo momento sia un momento costruttivo per condividere
insieme questo, la bellezza di essere cittadini. Noi, per quello che ci compete, sostanzialmente un po' come diceva il nostro amico della Comarca, no? Lavoriamo tutti nella stessa direzione, ognuno per le proprie competenze, per cui da qui in avanti lavoriamo in questa direzione. Vi ringrazio ancora e spero anche di rivedervi in te. Grazie.